Buonasera a tutti e bentornati su Antenna 2 TV per una nuova puntata di 20.000 giri, il programma dedicato al mondo della Formula 1. Saluto subito Mario Zucchelli, buonasera. Buonasera. Marco Iori, buonasera. Buonasera. E insieme anche per questa puntata commenteremo il Gran Premio che si è svolto ieri in Austria. Ma prima, come sempre, con l'ausilio della grafica, vediamo anche al momento qual è la situazione del Mondiale Piloti, perché dopo la vittoria di ieri, Verstappen rimane al primo posto con 156 punti e allunga dal diretto avversario Hamilton a quota 138. Terzo è Perez con 96 punti, quarto Norris 86 e poi Bottas 74 e Leclerc 58. Sempre con la grafica vediamo anche la situazione del Mondiale Costruttori. Prima è Red Bull con 252 punti, davanti a Mercedes 212, McLaren 120, Ferrari 108, Alfa Tauri 46 e Aston Martin 44. Torniamo a noi, cominciamo a commentare proprio il Gran Premio che si è disputato ieri. Marco, vengo subito da te perché ieri abbiamo visto una super vittoria da parte di Verstappen. Quindi possiamo ufficialmente dire che forse Verstappen comincia ad essere non solo l'antagonista di Hamilton, ma a tutti gli effetti anche il candidato alla conquista del titolo? Ma sicuramente, cioè si è ribaltata la situazione che si è creata negli ultimi anni. Cioè, la Mercedes che andava via con Hamilton e gli altri dietro. Adesso chiaramente non è la stessa distanza, però sta diventando consistente. La macchina va forte, Verstappen va forte, e Hamilton si difende e soffre. Comunque si sono viste due o tre situazioni con il Gran Premio qua. La superiorità della Mercedes e McLaren rispetto alle altre. La superiorità delle prime guide Mercedes Red e Bull. Red Bull sulle seconde guide, infatti sono usciti proprio stracciate le seconde guide. Bottas e Perez hanno chiaramente con la macchina che avevano dato una vita agli altri, però i primi due vanno via Inarrivabili, loro. sì. Sì. Il resto Ferrari buona, chiaramente. Ha fatto quello che doveva fare, dopo anche un po' di sfortuna, perché Leclerc, primo giro, ha toccato, Subito. dopo ha fatto una bella rimonta e si è vista anche una Ferrari buona, perché in certi momenti faceva i tempi, quindi è speranzosa. Forse anche Sainz un po' più di grinta, forse qualcosina in più si poteva fare, certo, nell'ambito delle sede. Di quelli Delle dietro, retrovie, le sì, retrovie, ci ok, sono d'accordo. quattro davanti e gli altri che Sì, abbiamo avuto ieri la combattono. conferma dello strapotere appunto di Mercedes e di Red Bull. Comunque anche Binotto si è detto contento per la reazione della squadra dopo il disastro di Francia. Può essere che sia comunque un buon primo segnale di un possibile ipotetico recupero Forse hanno sofferto un col po', proseguo della stagione. nelle prove, a mio parere. Se fossero fatto le prove un po' meglio, andavano più avanti. Forse il doppiaggio, forse si poteva quasi evitare. Ok, Così. e rimanendo sempre con le Ferrari, Mario, certo, non possiamo dire che gioiamo per un sesto e un settimo posto, ok, però almeno abbiamo visto finalmente, incidente di Leclerc a parte nel primo giro, abbiamo visto una Ferrari decisamente più reattiva e quantomeno abbiamo visto un confronto con i nostri diretti rivali in questo momento, che sono Alfa Tauri, Alpine, poi c'è anche McLaren. Quindi cosa ci possiamo forse aspettare per questa seconda Insomma, parte di è stato stagione? fatto un buon passo avanti rispetto alla Caporetto di Francia, perché in effetti, tralasciando ovviamente le due top team, vale a dire Red Bull e Mercedes, ieri sia Sainz e sia Leclerc nelle interviste sono stati elogiati dagli avversari, sia Vettel sia Alonso hanno dichiarato dicendo oggi le Ferrari erano molto più veloci di noi, tant'è che abbiamo visto, la conferma è stata che Leclerc, purtroppo con quella pit toccata, ha dovuto rientrare al muletto, è rientrato, scusate, ai box, cambiato, è rientrato ultimo ed è arrivato, diciamo, è arrivato settimo con diciamo, un pit stop in più, perché in effetti ha dovuto fermarsi. Pertanto, e abbiamo visto che è stato l'unico che ha fatto tutti questi sorpassi. E
In effetti la Ferrari andava ieri, non c'è niente da dire. Per chi ha seguito, e io dal telefonino guardavo il Gran Premio, dal telefonino mettevo sui live timing della federazione e guardavo giro dopo giro i tempi di Leclerc e anche di Sainz. Per svariati giri, tutte e due riuscivano a tenere, in alcuni giri riuscivano a fare gli stessi tempi di Verstappen e Hamilton. 6, 7, 8 decimi più veloce di, sia di Sainz, quasi un secondo rispetto ad Alonso. Quando stava, non abbiamo sofferto, Marco, problemi di graining con i pneumatici, ecco, non c'è stato il famoso in-cliff, vale a dire il decadimento prestazionale, come era successo in Francia. In Francia la corsa era capovolta. Erano stati più forti le McLaren, erano più forti la sì. Renault, era stata più forte l'Alfa Tauri. Ecco, la controprova l'avremo domenica prossima, che si corre ancora, sullo stesso circuito. Gran sì. Premio d'Austria, che poi gentilmente ce lo annuncerà Elena, e vedremo. Sicuramente, se non avremo degli intoppi ancora alla partenza, una cosa, e non ci sarà o pioggia o qualcosa, perché è ovvio, se ci dovesse esserci la pioggia, però, visto come siamo andati, c'è da sperare probabilmente che possiamo lottare per la quinta piazza, almeno nel mondiale, insieme. Sì, sì. Guarda, visto che come siamo andati, ci potrebbe essere la speranza. Sbaglio, Marco? Sì, no. Cioè, sì, come casa, allora, per la terza piazza. Sì. Come casa per la terza. Come casa costruttori, sì. No, calcolando sì, i quattro, ovviamente, che non sono la nostra portata, dicevo il quinto posto. Sì, sì, il quinto posto. Sì, sì, per sì. i normali, ecco. Sì, per gli extraterrestri i quattro posti sono già occupati. Beh, per i normali... Ecco, no, perché appunto, come dicevi anche tu, Marco, prima, abbiamo visto Bottas e Perez prendersi comunque 50 secondi dai loro compagni di squadra, Verstappen e Hamilton, e poi appunto tutti gli altri quasi doppiati. Quindi veramente sembra che i primi due corrano su un altro pianeta rispetto agli avversari. Un altro mondiale. Sì, un altro mondiale. Sì, sì. Ecco, in merito anche appunto, Marco, in merito a quanto abbiamo potuto vedere ieri, alcune considerazioni anche sul proseguio della stagione e anche viste le dichiarazioni di Hamilton, le dichiarazioni anche degli altri piloti. Diciamo che la situazione in questo momento si sta evolvendo moltissimo per la Red Bull, e Verstappen sta maturando ancora. Hamilton deve giocare in difesa e soffre, perché non è stato abituato da 7-8 anni a sta parte a farlo, cioè salvo un anno. Le macchine sono le più forti. Dietro, ripeto, ci sono le due seconde guide che sono abbastanza... cioè la macchina c'è, però mancano loro. Ecco, forse Perez avrà un miglioramento, Bottas non credo. Bottas ormai sì. Cioè fa tre giri da campione e poi crolla. E poi crolla, sì. Crolla, e purtroppo è una cosa che ormai abbiamo visto e rivisto e forse anche stravisto, diciamo, mi verrebbe da dire. Se ipoteticamente la Mercedes passasse a Russell non ci sarebbe discorso. Certo, sarebbe un altro discorso decisamente. Ecco, ma cosa possiamo dire anche in merito, è passato prima l'articolo, alle dichiarazioni di Horner, che è il team principal di Red Bull. Troppe regole mi diranno anche quando andare in bagno. Detto da Red Bull, sì, che tutto sì, sommato no, ho fatto... Poi, c'è da sorridere in questo senso, che capisco la butade di Horner, ma poi si arriverà, che tu mi hai già anticipato, alla domanda del perché ha fatto questa battuta, perché sì. In quella domanda c'è il famoso discorso dei pit stop, che poi seguite attentamente la trasmissione, perché dopo soprattutto la pubblicità vi presenterò le future monoposto del 2022. Attenzione, seguiteci attentamente questa sera. Ecco, quindi Mario, sì, dopo torneremo appunto a parlare anche di questa regola del pit stop, però voglio tornare velocemente, ma proprio velocemente, in casa Ferrari, perché poi nella seconda parte la dedichiamo appunto a tantissime novità che riguarderanno la prossima stagione, quindi metteremo un po' da parte, tra virgolette, il mondiale che si è disputato ieri. A tuo avviso ieri Leclerc, effettivamente, se non ci fosse stato quell'intoppo al primo giro, il quinto posto,
Era veramente così fattibile? Sì, era la portata, onestamente dobbiamo ammetterlo, perché per svariati giri, e non parlo di 4-5, ma addirittura per più di 20, 25, 30 giri, Leclerc girava dai 3-4 decimi il minimo e 6-7-8 decimi su Sainz, ha sempre girato molto più veloce, ha sempre girato. È quello che ha fatto più sorpassi ieri. Sì, sì. Si è visto che faceva i sorpassi convinto, cioè, mentre Sainz era più... E i problemi invece che abbiamo, i problemi riscontrati durante invece le qualifiche. Allora lì si è lavorato... Dopo magari aggiunge ecco, anche... Allora, sembra che la Ferrari abbia cercato un compromesso, vale a dire... Perché questi pneumatici, dopo pochi giri, abbiamo visto in Francia, abbiamo visto anche in altri Gran Premi, la Ferrari soffriva di questo overheating, vale a dire, vanno, si surriscaldano e poi cosa succede? Surriscaldandoli si crea questo graining, perdi di prestazione. La Ferrari, per bocca ufficialmente di Mattia Binotto, ha detto, stiamo lavorando ad un compromesso, vale a dire, perderemo probabilmente qualche decimo in prestazione da qualifica per cercare di ovviare, di riuscire a salvaguardare i pneumatici. Di solito, generalmente, si lavora sul gioco delle sospensioni. Ma c'è stato avrai meno grip meccanico, una cosa, perderai qualcosa sul giro secco, ma probabilmente alleggerisci probabilmente la monoposto, che non crea questo... questo sopraccarico e crea proprio questo overheating ai pneumatici, scaldandosi troppo. Ma si parlava però di cerchi, problema dei cerchi. Anche dei cerchi, che sì. Non buttano fuori il caldo. Sì. Si è creata una situazione in cui il caldo, anziché uscire, almeno una supposizione del disastro, è che il caldo restava all'interno della gomma e si riscaldava dall'interno la gomma creando il graining. Questa è una supposizione. Certo, però va anche detto, scusami anche se ho rubato la parola e tu lo sai meglio di me, perché lo segui attentamente, sai molte cose più di me, sai che i cerchi non possono essere... Certo, no, infatti regolamento non si possono cambiare. Certo, esatto, per regolamento sono dentro in quelle parti congelate, perché è giusto far sapere, perché giustamente uno si interroga, un telespettatore o i telespettatori si interrogano. C'è un problema di cerchi, i cerchi perché si non modificano. Cambiamo i cerchi? Semplice cosa. Non si possono modificare perché fanno parte di quelle parti, questo gioco di parole, che sono congelate. Si potranno modificare dall'anno prossimo, però dall'anno prossimo avrò modo di parlarne, ve l'ho detto, seguiteci attentamente dopo la pubblicità. Ecco, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, Mario, io direi di parlare già della nuova regola che riguarderà i pit stop. La federazione ha detto che i pit stop dovranno durare almeno 2 secondi per ragioni di sicurezza. Eh sì, perché in effetti, allora, la federazione dal Gran Premio di Silverstone obbligherà tutti i team a fare un pit stop e che non rientri sotto i 2 secondi, vale a dire... e verrà calcolato dal semaforino che hanno sopra per dare il via, non devo andare sotto i 2 secondi. Ecco perché Horner ha fatto quella battuta che ci controlleranno anche. Il perché la federazione non vuole da una parte, ma attenzione, da una parte non vuole che si apra una disputa feroce tra i meccanici per abbassare i tempi a scapito della sicurezza. Vale a dire, e che non si crei anche nell'uscita box il famoso side release, vale a dire l'uscita pericolosa, perché il tempo che la federazione ha stimato sotto l'1,1 secondo e 8 decimi è il tempo proprio quello minimo che si potrebbe raggiungere, però per dire siamo proprio all'esasperazione, cioè il rischio è proprio della pericolosità. O di non avvitare bene un pneumatico, di creare questo famoso fare uscire una monoposto che perde un pneumatico, una cosa. Ecco perché hanno fissato il tempo
a due secondi. Ma è troppo poco, due secondi. È troppo poco. Effettivamente, cosa si è quello che mi chiedo anche io, cosa si risolve con due secondi? Quest'anno l'ha fatto una volta, prima in Bahrain, sì, sì, la Red Bull, a 1,9. Cioè, secondo me, se si voleva agire in ottica di sicurezza, tre secondi almeno. No, avete ragione, però... Sembra sbagliato. Vi voglio dire questo. I due secondi, perché... Perché due secondi ormai quasi tutti, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 1,9, 1,9, tutti sono lì a due secondi. E per non creare, ecco, per non creare ancora questa, diciamo, disputa feroce tra i meccanici di abbassarli. Va bene. Ecco, a scapito, a scapito. Sì, sì, no, ecco, certo. Nei due secondi, per carità, poi si può stare a discutere, giustamente come diceva qui il carissimo amico Marco, diceva... Mi sembrano pochi, si poteva fare 2,5-3 per garantirsi più sicurezza. Vero anche quello. Va bene, è quello come la federazione diciamo, ha deciso così. Siamo al discutere sul sesso degli angeli, vabbè, siamo a quel punto lì. Ecco. Su qui posso, non voglio tanto giro incolpare o dire ma la federazione non è capace di fare delle regole, cosa. Si potrebbe stare a discutere anche 2,5-3, è vero, però... Probabilmente sarà il primo step a due secondi. Valuteranno, magari poi lo potrebbero portare anche, giustamente, come ha detto Marco, magari poi portarlo anche a 2,5-3, come giustamente. Per la Ferrari a 3. Ecco. Noi ora invece ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, un po' più di due secondi, A tra poco. Rieccoci insieme, seconda parte di 20.000 giri. Questa sera il nostro Mario, nonostante manchino ancora 8 mesi al nuovo mondiale, ci parlerà di tutte quelle novità che riguardano proprio le monoposto, o almeno le novità principali. Ecco, qui con l'ausilio della grafica vi aiutiamo a capire queste nuove monoposto. Qui in questa slide, la prima, è una ricostruzione rendering, vale a dire... È una ricostruzione al computer, chiaramente ci vuole un po' di fantasia, ma poi pian piano vi guiderò per capire bene quali saranno le novità. Ora io passerei anche alla seconda, ecco, questo è ancora un rendering e vi voglio far capire, ecco, già da questa slide vorrei farvi notare con attenzione, guardate sopra alle ruote interiori, alle ruote anteriori, scusate, questi turni in vana ponte. Questo è un rendering, ma con molta, molta probabilità quel particolare dovrebbe essere nel regolamento. Ecco, adesso passerei a un'altra. Ecco, qui ci soffermiamo un po' di più per farvi capire realmente. Guardiamo l'ala anteriore. L'ala anteriore saranno semplificate di molto. I roller shutter profile, vale a dire quei profili a tapparelle che sono a destra e a sinistra, saranno di molto semplificati, se non addirittura quasi sparire, sarà un'ala. Se notate la monoposto come è molto più snella, il layout notate che è molto più snello, perché serve, c'è una concezione completamente diversa anche per quanto riguarda i flussi aerodinamici. Nelle monoposte attuali sono in outwash, vale a dire l'aria che passa, che colpisce la monoposto, i profile all'interno, vale a dire i roller shutter profile, quelli a tapparelle delle ali anteriori, portano l'aria verso l'esterno per andare poi ad alimentare quelle che sono la parte, diciamo, delle pance e quant'altro. Qui, semplificato, si va verso invece i flussi in wash, verso all'interno. Perché all'interno? Qui non vedete poco, ma più avanti, qualche puntata, vi parlerò anche dei famosi canali Venturi, che saranno obbligatori dall'anno prossimo per il carico aerodinamico, che sono quelle due protuberanze all'esterno, una sul lato destro e una sul lato sinistro, sono due tunnel in pratica, si chiamano appunto canali Venturi, per via del fisico Giovanni Venturi che ne studiò l'applicazione di questo flusso d'aria, semplificandovi l'argomento, questi due flussi d'aria che entrano creano di fatto il carico aerodinamico e qui ne creano di molto, perché vi voglio ricordare che negli anni 80 c'erano già i famosi canali Venturi con le famose miniconne, se vi ricordate,
però durarono poco come regolamento. Perché? Perché il monoposto addirittura in curva avevano raggiunto delle velocità stratosferiche che c'erano state addirittura dei pinoti che via proprio per la forza centrifuga che questo carico aerodinamico proprio in curva creava, rischiavano di avere degli svenimenti. In pratica questo regolamento rimase per 2 anni e poi vennero aboliti i canali Venturi con le minigonne, perché soprattutto in curva viaggiavano, diciamo, mostruosamente. Pertanto queste nuove monoposto partiranno con un carico rispetto alla stagione scorsa di un 15-20% in meno, però ricordiamoci che gli ingegneri, quelli più eclettici, di sicuro a fine 2022 avranno già recuperato dal 10 al 12-15%, li hanno già recuperati. Adesso passerei ad un'altra. Questa, attenzione, guardate molto bene, è un prototipo della federazione. Qualcuno si chiederà, ma la federazione deve fare il monoposto? Certo, la federazione ne deve creare la sua monoposto, perché poi ovviamente la farà anche girare, non gli serverà doverla sviluppare, ma soprattutto per capire tutti i cavilli regolamentari, perché non è come averla la monoposto, cioè averla fisica, averla in mano la monoposto. Avrà un pilota che è della federazione che gira, proprio per capire tutti. E qui notiamo quei turning van a ponte, se notate qui non ci sono le ruote, ecco, non ci sono le ruote, però le potete vedere, e potete vedere anche l'alettone anteriore, che è molto semplificato, ma anche l'alettone posteriore, non l'ho accennato, però anche l'alettone anteriore sarà molto semplificato. E concludendo l'articolo, perché si è voluto semplificare ed portare anche il flusso dell'aria verso l'interno del monoposto? Facendo così si migliorerà il disturbo aerodinamico del monoposto da chi segue. Avendo meno disturbo aerodinamico si faciliteranno i sorpassi, almeno in linea teorica lo studio è quello, perché l'aria verrà più convogliata verso l'interno, sia per alimentare i canali Venturi, ma soprattutto la federazione li ha voluti per migliorare i sorpassi, meno disturbi aerodinamici. Ora passiamo ai pneumatici. Ecco, questo è l'ultimo foto, vi voglio far notare a sinistra gli attuali 13 pollici che si sta correndo da svariate stagioni. E a destra, in quel colore arancio, notate i cerchi da 18 pollici che saranno in vigore dal 2022 in poi. Se notate la spalla, ecco, se guardate a sinistra la spalla, il pneumatico come è molto più alto perché il cerchio è piccolo, mentre invece nel 18 pollici notate come la spalla è più stretta. Ecco, questi, i cerchi da 18 pollici, sarà anche questo una novità. Pertanto concludo dicendo, sono tante le novità regolamentari, sia aerodinamiche quant'altro. Per quanto riguarda invece la parte motoristica, sono quasi tutti abbastanza congelate per quanto riguarda gli step by step, per quanto riguarda le prossime stagioni, sono abbastanza congelati. Ci sarà, la federazione darà solo alcuni gettoni, token da poter spendere. Si pensa a 2-3 gettoni al massimo per quanto riguarda la Power Unit. Concludo dicendo, ecco, adesso attendiamo ovviamente, attenderemo sicuramente le foto magari ufficiali, ci vorrà giustamente ancora qualche mese a fine della stagione, però ho voluto darvi questo antipasto, penso che vi abbia fatto piacere, proprio per capire proprio un attimino in anticipo, ecco, visto che magari c'è qualcosa meno da parlare, magari ho voluto proprio anticiparvi, presumo che vi abbia fatto piacere, e man mano che avrò notizie di novità e quant'altro anche a livello regolamentare, vi terrò da puntata a puntata aggiornato. Bene, grazie Mario allora per questo minuzioso angolo della tecnica, e torniamo a noi, a questo Mondiale 2021. Marco, vengo da te perché, ricordiamo, l'abbiamo già detto prima, domenica si corre ancora sullo stesso circuito. Il Gran Premio di ieri era il Gran Premio di Stiria, quello di domenica Gran Premio d'Austria, ecco, per farvi capire, però il circuito non cambia, è ancora lo stesso, per cui potrebbe esserci da parte di Verstappen un colpo veramente decisivo in ottica di Mondiale e
cominciare probabilmente a metterselo sotto chiave nei confronti del diretto avversario Hamilton? Ma diciamo, in questo momento sicuramente è una ripetizione, però non sempre le ripetizioni escono uguali. Quindi poi c'è sempre l'incognita, perché per esempio già anche ieri non c'è stata nessuna safety car. E questo qui incide molto su quello che è la gara. Cioè, può essere ancora una gara monotona, però l'Austria ha sempre riservato qualche botta. Non botta, qualche botta. Scusate la scemezza. Ma comunque la Formula 1 è monotona, però ha sempre quell'attimo. Ha sempre qualche incognita, sì. Quindi non è detto che si ripeta tutto, anche perché le condizioni atmosferiche ieri sono state buone, però c'è stato negli ultimi 10 minuti che si sono visti dei nuvoloni paurosi. E l'Austria l'ha sempre portato. Non l'ha portato stavolta, può darsi che lo porti la prossima. Di mezzo, esatto, distanza di una settimana. Diciamo il 90% si ripete uguale. Con qualcuno che migliorerà, spero Leclerc, ma chiaramente da tifoso, però potrebbe esserci la variante tempo. A livello di tecnica è così, non ci sarà nessuna variazione, perché anche una settimana di tempo poi non è stata ritrovata. Cioè la Mercedes si è accorta che è più lenta, però in una settimana non è che risolve i problemi. Certo. Quindi credo che sia una fotocopia, salvo le sorprese che possono essere safety car. Sì, dovute a safety car, certo. Dietro magari un po' più movimentato, perché se Leclerc riuscisse a fare una buona, anche Sainz, riuscissero a fare una buona prova, ripetendo la gara di ieri, qualcosina meglio si può fare. Infatti, Mario, abbiamo ormai capito che probabilmente anche in ottica di mondiale costruttori la lotta per il terzo posto è McLaren-Ferrari. Quindi domenica, se le cose dovessero andare bene, facendo tutti gli scongiuri del caso, e Leclerc dovesse comunque, visto che siamo sullo stesso circuito, ripetere le prestazioni di ieri senza un intoppo come, ahimè, abbiamo visto al primo giro, effettivamente forse possiamo tornare a lottare un po' di più per quel terzo posto. Sì, io penso, diciamo, di sì. Ieri c'è stata la conferma, ecco, senza probabilmente l'incidente, e comunque anche Sainz, che è andato molto bene, l'ho detto, dai light timing, dai tempi, ci sono stati addirittura alcuni giri che Leclerc e anche Sainz, infatti sui tempi, sono lì da vedere, non è che puoi ingannare nessuno, dai tempi addirittura ci sono stati alcuni giri, Sainz e Leclerc, che giravano addirittura di poco, 1 o 2 decimi, ma ci sono stati alcuni giri che giravano più forte di Verstappen e di Hamilton, certo. È anche vero che Verstappen con 10, 12, 13 secondi è andato in modalità gara, non ha tirato. Però, guardando i tempi, sia Hamilton e sia Verstappen, quando sono andati in modalità gara, voglio dire, hanno alzato leggermente il piede, però diciamo girarono sempre con degli ottimi tempi. E Sainz girare lì a un decimo o lo stesso tempo vuol dire che insomma i tempi sono, diciamo, bene. Pertanto in ottica penso che potremmo battagliare con Norris, perché a quanto pare Ricciardo c'ha ancora un po' di problemi adattamento alla monoposto, sembra, perché Norris, ecco, Norris diciamo è l'avversario, possiamo dire, ecco, Norris è veramente l'avversario della Ferrari. Ricciardo attualmente un po' meno. Però penso che domenica potremmo giocarci in Ortecià. Abbiamo 2 punti contro una. Però ieri abbiamo recuperato 4 punti. Se riusciamo a rischiare ancora qualche punto, poi ovviamente di gran premio in gran premio. Sì. Poi i gran premi sono ancora tanti, da qui a fine stagione. Certo. Monoposto. Però, come vi ho detto la puntata scorsa, per voce di Mattia Binotto, che ha detto che tutte le scuole di pensiero sono state rivolte ormai alla monoposto 2022. Sì. Sì. La Ferrari non farà degli upgrade particolari, sì, ha detto qualche piccolo aggiornamento qua e là, ma ha detto proprio poca roba. Si ecco. Pensa alla prossima stagione, quindi certo. È stato fermato, ma comunque a quanto pare, per bocca Marco di Toto Wolff, che hai letto anche tu, che ha detto che hanno fermato anche la Mercedes. Toto Wolff ha detto che hanno fermato gli sviluppi anche la Mercedes. Sarà vero o non sarà vero? Certo è
si fa presto a capire, cioè o a intuire. Se Verstappen domenica dovesse vincere e il gap comincia ad allargarsi, è chiaro che anche la Mercedes comincia a ritirare bagagli e bagaglini, e perché già le scuole di pensieri sono già nel 2022, ovvio, però non sviluppi più neanche la monoposto. Ecco, ricordiamo appunto quell'ausilio della grafica. Allora, ci sono 18 punti, se non sbaglio, tra Verstappen ed Hamilton, sì, per quanto riguarda il mondiale piloti. Invece, per quanto riguarda il mondiale costruttori, come possiamo vedere, è Red Bull 252, Mercedes 212. È mancato 40 punti. È mancato botta. Perez fino adesso ha fatto il suo, sì. Ecco la differenza di punti, mentre invece Botta si è mancato. Certo, attenzione, tutto può essere ancora uguale. Certo che se dovesse vincere Verstappen prende ancora, voglio dire, un buon vantaggio. Certo è che tutte e due devono stare, diciamo, attenti di incappare o in un incidente, certo. O in una rottura di un motore o di una cosa, perché è chiaro che lì perdi 25 punti. Pertanto uno può essere, se ci fosse anche Verstappen con 30 o 35 punti di vantaggio, ma incappa in un KO di un Gran Premio e che vince Hamilton, da 30 punti te ne mangia 25, sì. Si trova lì, pertanto certo. È ancora abbastanza tutto, diciamo, tutto aperto. Sì, poi ci sono ancora molti Gran Premi. Perché non voglio predicare Cassandre, perché non è giusto sportivamente, non lo farei per la Ferrari, quasi, non lo vorrei fare neanche per gli altri team, però dico, non sono preoccupato, però il motore Honda sta dando dei risultati formidabili e secondo me lo stanno spingendo al massimo. Sarà da capire, perché sapete, come regolamento sono 3 i motori a disposizione per i 23 Gran Premi. Attenzione, che non vorrei che possa essere. Mercedes perlomeno è collaudata, l'abbiamo vista, è collaudata. La Honda è tutto da verificare, ma questo non è un augurio, una Cassandra contro Max Verstappen. Se Max Verstappen avrà un monoposto superiore e sa guidare, e giustamente la sa portare veramente molto bene, che è bravo, vincerà meritatamente il mondiale. Va bene, noi ormai abbiamo concluso. Ringrazio Mario Zucchelli e Marco Iori per il loro contributo e vi auguriamo una buona serata. Buonasera.